parliamo di perre feeder, la prima cosa che ci viene in mente è la pesca in acque commerciali. D'altronde parliamo di un pastuatore che è la prima alternativa alla pesca a metodo. Però il perre feeder è un'ottima alternativa anche per la pesca in acque libere, come in questo caso, acque lente o moderate. Ovviamente va bene anche per le acque ferme, come dei laghi, i grandi laghi del nord Italia o i laghi del centro Italia. Però per la pesca in corrente, grazie a grammature da 30 grammi, 40, 50 grammi, può risultare perfetto. È un'ottima alternativa soprattutto quando c'è tanta minutaglia e abbiamo bisogno di tagliarla fuori, quindi per andare a cercare dei pesci di grosse dimensioni oppure pesci nobili come i cavedani, i barbi. Però è un'ottima alternativa anche per la pesca delle carpe o dei carassi. Dei prodotti da feeder targati Milo non potevano mancare ovviamente i pellet feeder, il pellet match feeder, un pasturatore disponibile in blister da 2 come potete vedere e in due dimensioni, normale e large. La differenza tra le due tipologie di pasturatori è semplicemente la capienza che possono contenere i due pellet feeder, big, maggiore, normal, normale. Sono disponibili in 3 grammature da 20, 30 e 40 grammi per la versione normale, 30, 40 e 50 grammi per la versione big. Da cosa sono caratterizzati? Semplicemente da un piombo in posizione posteriore che permette una migliore stabilità in acqua in condizioni di corrente, da forellini, come potete vedere, che garantiscono un miglior scioglimento del contenuto, bigattini incollati, pastura o pellet, e da una struttura molto resistente, però rigida e leggera. Ulteriore particolarità, la presenza di un cappuccio in caucciù nel quale far passare semplicemente il filo in modo che il pellet feeder sia un pasturatore scorrevole sul filo.